Grazie Presidente, cari colleghi, signor Commissario. Il dibattito di oggi è un punto di incontro tra due principi cruciali. Da una parte il dovere di solidarietà verso un paese colpito da disastri naturali che ha messo in ginocchio la sua società, che ha già delle sofferenze strutturali, dall'altra la necessità di una politica commerciale che sia equilibrata. Ora, con la proposta della Commissione di una sospensione di dazi a favore del Pakistan, l'Unione Europea giustamente evita una politica di mero assistenzialismo umanitario, permettendo al Pakistan di rafforzare la propria economia e quindi la propria società. Che quasi tutte le 74 linee tariffarie interessate appartengono al tessile e all'abbigliamento è quasi inevitabile per un paese che ciò che può esportare è essenzialmente tessile e abbigliamento. Quindi io e noi liberaldemocratici preferiamo il ricorso a questi provvedimenti piuttosto che un aiuto umanitario che sarebbe incapace di generare un vero rilancio del paese. Tuttavia, non dobbiamo essere ingenui, l'ha ricordato il collega Melo prima, e questo lo chiediamo soprattutto alla Commissione, di non peccare di ingenuità. Oggi pomeriggio abbiamo discusso, il Commissario conosce bene la situazione critica di alcuni distretti del tessile, come quello di Prato, ma anche molti altri. Poi Prato è un caso particolare, visto che ne abbiamo parlato insieme oggi pomeriggio, dove c'è una situazione che è sfuggita di controllo alle autorità nazionali e con una illegalità diffusa, ma che trova forza anche nella crisi del settore tessile europeo. E quindi non si deve chiedere al solo settore tessile europeo di pagare da solo la nostra doverosa solidarietà umanitaria al Pakistan. E per questo noi chiediamo tre cose: di predisporre degli strumenti normativi per evitare ogni triangolazione con altri paesi che possano approfittare dei dazi beneficiari del Pakistan, di non aggravare la crisi dell'industria europea del tessile attraverso alcune misure che invece possono essere di sostegno, come ad esempio una riduzione del costo dell'energia elettrica, e di evitare di creare un precedente per altri paesi che dovessero subire questi disastri naturali. In questo modo l'aiuto al Pakistan, io credo, sarebbe condiviso e sostenibile, anche a lungo termine, ed è l'aiuto condiviso e sostenibile è quello di cui ha bisogno questo Paese.